Benvenute e benvenuti, ben arrivati e ben arrivate. Chi ha avuto l'ardore di azzerare le nozioni obbligatorie imposte dal sistema comunitario che ospita i nostri contenitori dell'anima, ha capito il più grande inganno, quello che contiene tutte le menzogne possibili, ed è consapevole che il globo che schizza nello spazio non è possibile. Per chi invece crede fermamente a questo sistema imposto meno di 500 anni fa, inconsapevoli della capacità dell'ipnotizzatore delle masse, rimanete a crogiolarvi perpetuamente nel mondo delle illusioni. Quanto segue è una delle possibili spiegazioni di come funziona l'energia che permette la vita. Chi ha seguito la playlist Brian Austin Lambert 33 ha capito che quello che chiamiamo sole potrebbe essere la proiezione di una luce che arriva dall'esterno della cupola di ghiaccio, come esposto nel video, parte 14 e 15, come si muove veramente la luce e plasma in luce visibile sulla terra piana. Nelle immagini che seguono vediamo come potrebbe funzionare questa luce, il sole, che vediamo sempre della stessa grandezza, perché gira sempre insieme alla cupola di ghiaccio, quella che viene chiamato firmamento, ed è sempre rivolta verso di noi, questa luce. Non c'è alcun bisogno di accelerazioni quando illumina la circonferenza più vicina alla cintura dei ghiacci, o che rallenti quando è più vicina al centro del polo nord. Inoltre la focale, spostandosi, riesce a muoversi a spirale dal basso verso l'alto e viceversa.